spiego due cose che facciamo oggi e poi dopo iniziamo a lavorare, che la giornata è lunga. Lavoreremo in piano per avere un palio di aite e di passeremo sulla barriera terra, faremo i salti. Oggi in preparazione del concorso lavoreremo su due spezzate con le due combinazioni per far muovere bene il corpo ai vostri cavalli. Ciò che gli dà la forza, la sua provenienza, i sacrifici e la gavetta, deve stare attento che non diventi anche il suo limite. Si deve dare delle opportunità, deve tentare di formarsi il più possibile, partecipare a degli stage, ampliare la mentalità. Questo è fondamentale a tutti i livelli. In tutti i livelli dello sport c'è sempre qualcuno che ne sa di più o qualcuno che ti può dare il consiglio giusto, quindi chiaramente per il livello che sei avrai un tecnico superiore, quando sarai ai massimi livelli avrai un collega che ti darà il consiglio giusto, quindi soprattutto con i cavalli che sono degli animali stupendi ma che purtroppo non parlano e non ci dicono quali pregi, difetti hanno e siamo noi a scoprirli. Antonio è un ragazzo attento e sa che le sfide più difficili che affronta con CAD, anche quelle che non vanno come lui vorrebbe, sono l'occasione migliore per fare tesoro dei consigli e dell'esperienza di Riccardo. Castel Grande alla porta, seguire prete 1, De Filippo 2, batti paglia 3. Un ragazzo concreto, determinato, ma una grande forza interiore. A tutto questo deve mettere vicino una grande conoscenza equestre e allora potrà diventare un campione.